mercato, come dire, e i consumatori devono, come dire, essere partner dirette con i produttori. Diciamo, l'offensiva di vendere i prodotti del sud direttamente con una nuova rete di consorzi è un pezzo fondamentale, operativo, qui e ora, e di battaglia del nuovo Partito del Sud, che nasce come partito dello sviluppo, come partito del movimento, come partito di battaglia, non per perdere tempo. Ecco, non temete, diciamo, la reazione forte delle imprese del nord, delle multinazionali e anche dei partiti, perché i partiti fanno gli interessi del loro territorio, che so, il PD, il Partito Democratico, fa gli interessi dell'Emilia Romagna e della Toscana, il PDL e la Lega fanno gli interessi, diciamo, delle regioni padane. Non avete paura di questi gruppi economici e di questi partiti, diciamo, da destra a sinistra che rappresentano quell'economia del nord? Ma noi, li combatteranno aspramente. Noi intanto la vera paura è per l'asservimento nel quale ci hanno cacciate, per lo stato di colonizzazione nella quale ci hanno ridotto, anche per responsabilità delle classi dirigenti meridionali servili ed ascare. Abbiamo paura, siamo consapevoli di questa battaglia, quindi noi li affronteremo frontalmente, antagonisticamente. Noi, il nucleo del partito c'è, costruito in 20 anni di fatica, di dolore, di sperimentazione. Noi ci muoveremo con tutte le forze più dinamiche della società, più antagoniste. Insomma, faccio un esempio bello terra terra. Insomma, la Calabria. Qui c'è un grande imprenditore che si chiama Pippo Calli, uno di grande classe, quarta generazione di produttori, diciamo del settore tonno tra i più importanti, che ha messo su strutture turistiche bellissime, promotore di squadre di volley vincente, hanno messo su questo movimento bellissimo che si chiama Io Resto in Calabria, si sono presentate alle elezioni scorse pigliando oltre 100.000 voti, hanno messo una scuola di formazione politica di giovanissimo. Io l'ho sentito stamattina più volte, ci risenteremo, insomma, per dire, sto parlando a queste forze, questi uomini, ecco, quindi penso all'esperienza appunto del movimento Terre Vita in Sicilia e nel sud, penso all'esperienza del comune di Gaeta in cui due liste neomeridionaliste hanno spazzato tutti gli altri, penso al percorso, ai discorsi che fa un bellissimo personaggio meridionale, a suo tempo grande magistrato, ottimo sindaco, ottimo amministratore, che Michele Emiliano, penso al fatto che un ragazzo per bene che ha lasciato la direzione di settimanale a 500.000 euro per mettersi a scrivere i libri a difesa della propria patria, penso a Pino Aprile, il quale libri Terroni, come prevediamo molti, venderà 1 milione di copie, per cui le stelle sono molte sotto il cielo. Secondo me fra un po' devono avere paura loro, ecco, perché gli andremo addosso, mi segui? A cominciare dai falsi partiti del sud. C'è il primo falso, ridicolo, la prima bufala è quella del finto partito del sud di Gianfranco Miccichè. Allora, sono 2 anni che annuncia, ogni tanto il padrone di Milano lo richiama e si ritira, poi lo riannuncia, nessuno ha capito qual è il programma, dov'è sto programma? Qual è l'organizzazione democratica? D'altronde Miccichè è il segretario del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, quello che doveva dare alle regioni del sud una 50ina di miliardi per il FAS, non è arrivato, dopo anni manco 1 euro, quindi di cosa parliamo? Però cioè, 65 diciamo, miliardi il nord già se li è presi, il governo Berlusconi. Quelli, tu metà di questi 65 miliardi, 24 circa, il governo se l'è ripresa al centro e è servita, li ha utilizzati per 33 operazioni di spesa corrente, dall'Alitalia all'ICI, finanziamenti alla sanità, ai terremoti, a Malpensa, a Grana Padana, quota del latte, i navigli del lago di Como, delle cose da pazzi. 5,2 miliardi sono state date alle regioni del nord, poverine, la Lombardia è poverissima, quindi gli abbiamo dovuto dare i fondi delle aree sottoutilizzate. Altre proprio non sono state date, sono ferme queste risorse per il modo che il signor Tremonti, il signor Bossi li possono usare come bancomat. Una vera truffa, quindi un truffatore che mi fa il Partito del Sud. Cioè un oppressore del popolo del sud, sto parlando di Gianfranco Miccichè, che mi fa il difensore del sud. Gli andremo addosso, noi nei prossimi giorni faremo una campagna feroce per ogni finto partito, per ogni clan finto, gli andremo addosso a bastonate, insomma. Gli stati generali del sud ci servono a prepararci.
Ecco, Beppe. Dopodiché, immediatamente dopo, faremo le campagne su questi temi, faremo assemblee in tutte le 20 regioni italiane, assemblee congressuali. Ma quindi non solo del Sud? No, no, il Partito del Sud si chiama del Sud perché il cuore è meridionale e deve difendere il Sud. Ma il ma Sud deve difendere gli interessi anche dei nostri migranti. Il Sud stanno, è presente in tutta Italia. Noi abbiamo milioni di meridionali al Nord, 12 che milioni. Hanno fatto la ricchezza del Nord. Il Partito del Sud sarà in Valle d'Aosta, nel Friuli, a Gorizia, a Milano, dappertutto. Quindi questa anzi è l'unica maniera per salvare l'unità italiana contro questi delinquenti che la stanno facendo e questi, diciamo, razzisti di leghisti che sono i nostri nemici. Gli ridaremo pampa e focaccia. Non sono avversari politici, nemici, ma nemici. Nemici. Sono nazisti, razzisti. Razzisti, delinquenti, estortori e ladri. Gli andremo addosso, quanto è vero è Dio. Quindi devono tremare perché i briganti sono tornati. Sono tornati. E diciamo il mondo del Sud, chiamato brigante, farà da contrappeso alle loro pretese. Sì, sì. Saremo noi politiche. Saremo noi i costruttori della Terza Repubblica Italiana, federalista, unitario, secondo le proposte del professore Ruffolo. Leggetevelo questi libri, come l'Italia paese troppo lungo del grande professore Ruffolo, che certo non è un sudista esaltato neoborbonico, ha scritto un libro in cui dice che bisogna unificare le 8 regioni del Sud, fare una macro regione, uno Stato federale del Sud con un Parlamento del Sud dentro una Repubblica federale vera. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori di Telemonte Orlando e a quelli di Facebook, di YouTube, che gli Stati Generali del Sud saranno la svolta della storia italiana, sì, all'inizio degli anni 10. E soprattutto saranno, si sarà, cioè questi fatto da gente per bene normale, da noi, nessuno della casta sarà tra i nostri coglioni. Quindi il 13 e 14 novembre del 2010 a Palermo. A Palermo. Okay. Ci vediamo tutti a Palermo. Grazie. Grazie. Auguri.